23 settembre, equinozio d'autunno, 25 settembre, novilunio in bilancia. Ho deciso quindi di fare un unico episodio, anche perché sono strettamente collegati. E il titolo è Il troppo che strappa. Vorrei spiegarmi di che cosa parlo e lo faccio con un'immagine che credo che molti di voi abbiano ben presente, una scenetta dal film Bianco, Rosso e Verdone, quello di Carlo Verdone in cui appunto quel personaggio così meticoloso, così pressante e vessante manda in tilt la moglie Magda che a un certo punto si siede in un bagno, luogo di elevata ispirazione, e comincia a dire: "Non ce la faccio più", con questo bellissimo accento torinese. Ecco, questo è un po' il clima che stiamo vivendo, singolarmente, collettivamente, e che coinvolge bilancia, le relazioni e la giustizia. A tra poco. Benvenuti a Oltre il Velo, questo episodio unico dedicato a equinozio d'autunno e novilunio in bilancia. E vi ringrazio per essere qui. Se vorrete, come sempre, condividere i video, se vorrete registrarvi al canale, vi ricordo, come sempre, il canale Telegram Oltre il Velo 6, perché lì ci sono sempre degli aggiornamenti. Allora, la bilancia è il segno della pausa, della contemplazione, del soppesare. E mi piace sempre descrivere quello che è il passaggio che il segno della bilancia deve riuscire a fare per trovare l'equilibrio, per trovare l'armonia rispetto ad una idea concettuale mentale, perché la bilancia è un segno d'aria. Di equità, di equilibrio e di giustizia. E mi piace appunto raccontare l'episodio che si narra di Re Salomone, che era famoso per la sua saggezza, quello del sigillo del Re Salomone. E insomma, gli si presentano due donne e entrambe reclamano il diritto di essere la madre di un bambino. Tutte e due dicono: "Questo è mio figlio". La situazione squilibrata, non è possibile, mater certa, sappiamo. Ebbene, e Salomone, non sapendo come uscire da questa situazione, cioè che cosa metto sui piatti della bilancia, solo una questione quantitativa e formale o qualcos'altro? La bilancia deve andare al cuore, deve sentire cosa si muove dentro, perché altrimenti rimane troppo in un'idea di equità e di equilibrio. E allora la soluzione paradossale, perché ricordiamoci che il paradosso ci fa uscire dalle scatole della mente, è quella di dire: benissimo, qual è il problema? Dividiamo il bambino in due, tagliamolo, strappiamolo in due. Al che la verità emerge, perché la vera madre dice: allora, se questa è la tua risposta, che se lo tenga pure l'altra donna, perché mio figlio voglio che rimanga vivo. Un atto d'amore enorme che ha rivelato chi era veramente la madre. Ricordiamoci questo esempio quando siamo in una situazione in cui non riusciamo a trovare la quadra, perché altrimenti la bilancia appunto si focalizza, rimane indecisa, perché cerca il punto di equilibrio in maniera quantitativa. Allora, questo novilunio arriva preparato da ciò che si muove nell'equinozio d'autunno. Parlavo di un troppo, cioè c'è qualche situazione individualmente e ovviamente collettivamente disequilibrata, disarmonica, quel troppo che sta sbilanciando e sta mostrandosi sempre più e sempre più esposto. Siamo in un momento in cui, vi ho parlato anche in un post di Telegram, c'è questa energia, l'invisibile, che agisce nonostante i nostri tentativi di trovare da soli delle soluzioni, perché ricordo che le soluzioni mentali lineari
faticano a funzionare. Ed era questa, tra l'altro, la grande chiamata del precedente ciclo, quello del solstizio d'estate, quello che accendi oltre la mente lineare. Siamo riusciti a farci sconcertare da soluzioni apparentemente illogiche che però ci portano fuori da quelli che sono i sentieri tracciati da tempo e che ci incastrano dentro dei labirinti senza via d'uscita, perché vi ricordo che ogni momento è strettamente collegato a come noi abbiamo risposto ad ogni singolo bivio della nostra vita. Allora, in questo momento che cosa sta accadendo? C'è un troppo, è come se la vita volesse mostrarci, lo vedi? Lo vedi questo troppo che sta sbilanciando qualcosa nelle tue soprattutto relazioni, ma relazioni che poi si manifestano in vari settori della vita, perché io ho le relazioni ovunque con me stesso, ho la relazione col denaro, ho la relazione con dei colleghi, cioè dipende da dove questo novilunio e questo appunto equinozio cade nel nostro tema natale, cioè in quale casa abbiamo i grado 0 e 2 della bilancia e tutti gli altri punti richiamati che poi mostrerò nella mappa. Ecco perché vi approfitto di questo spazio per ricordarvi che a novembre partirà il percorso Astro Che, per chi vuole, un neofita, fare i primi passi e comprendere un po' di più dietro a questi segni arzigogolati che cosa si nasconde, e quindi vi rimando a quel video. E allora, in questo novilunio vedete che il titolo che ho proprio predisposto c'è uno strappo. Non è un caso che abbia usato una tela, perché poi abbiamo un simbolo sabbiano che parla di una coperta intrecciata, cioè qualcosa che ci copre la coperta, che ci copre la visuale. La bilancia deve anche cambiare il punto di vista. Dobbiamo, con questo troppo esibito sfrontatamente davanti alla nostra vista, ok, vedere dove noi possiamo chiudere qualcosa. Tra l'altro, il novilunio sì, non è il verbo più indicato, si manifesta nel grado 2 della bilancia, che è congiunto al supercentro galattico. E quindi, siccome il supercentro galattico è un enorme buco nero che attrae come creando una gran fame, questa gran fame altro non è che la fame insaziabile che c'è dentro ciascuno di noi alla ricerca di riempire un vuoto cosmico, cioè quel vuoto della mancanza di senso che poi si va a compensare con tantissime proiezioni bilancia nella vita concreta. Quindi questo supercentro galattico richiamerà a chiudere, perché è collegato proprio a relazioni disfunzionali, al darsi via, all'essere non in contatto con l'energia, quell'energia invisibile dell'anima che sta invece prendendo il sopravvento. Qui abbiamo proprio la tematica di chi ha il potere proprio di dirigere la nostra vita, e quindi ci chiama proprio a ricreare un equilibrio nella nostra vita per cominciare a mettere da parte situazioni che sono tutte orientate alla vita di sopravvivenza. Questo è un grande invito che ovviamente non è per tutti, perché richiede di aver già fatto tutta una serie di passaggi preparatori, però è importante che lo sappiamo, perché qualunque cosa poi si attiverà, perché nei 10 giorni successivi l'atmosfera sarà abbastanza surriscaldata, perché avremo nuovamente la quadratura esatta tra Saturno e Urano. Allora è giusto comprendere che quello che accade sulla materia e sulla forma è un modo per farci vedere meglio dove dobbiamo renderci conto, cambiare il punto di vista, perché nella nostra vita c'è qualcosa che è sbilanciato. E vedete che c'è una grande luce. Sì, ho usato la grande luce perché, nonostante l'equinozio sia un momento stagionale nel quale inizia la luce a diventare sempre minore rispetto al buio, alle ore di buio, e in entrambi gli eventi, cioè sia nell'equinozio che nel novilunio, ho trovato dei simboli sabbiani che usano la parola
alba, cioè l'alba è l'inizio di un nuovo ciclo che utilizza, cioè, soprattutto la parola luce, e quindi un'inondazione di luce che può veramente strappare, fare quello strappo, quella fenditura. Ricordate l'esperimento della doppia fenditura per cominciare a vedere una realtà diversa da quella a cui siamo stati sempre abituati. E quindi è un momento estremamente di sfida, anche perché tutti i pianeti, quasi tutti i pianeti sono retrogradi, a parte Venere, a parte Marte, che andrà retrogrado a fine ottobre. Quindi abbiamo modo di prenderci il tempo, la bilancia è il segno della contemplazione, per vedere amplificato davanti a noi Marte in Gemelli, che polarizza le diversità, polarizza le due parti di noi, come se cominciasse ad uscire proprio un doppio da noi, e noi lo vedessimo agire, dire: quella è la parte vecchia che io posso benissimo neutralizzare cercando di non combatterla, perché quella viene riassorbita proprio da questo supercentro galattico, che è un enorme buco nero, viene riassorbita per essere riciclata, e quindi io posso proseguire in un nuovo ciclo. L'alba è presente come simbolo, dicevo, sia nell'equinozio che nel novilunio, quindi parla chiaramente di un cambiamento, di un nuovo inizio. Quindi dobbiamo predisporci interiormente, ecco, tutti i pianeti retrogradi, per arrenderci, a farci mostrare, a far strappare questo grande velo e vedere la nostra vita in maniera diversa, soprattutto noi stessi, la nostra vita e tutto quello che ci circonda. Quindi c'è proprio, si parla di esposizione, lo vedi che questo non funziona più, quel troppo è un portare all'assurdo, al paradosso, tale per cui a un certo punto non è più possibile non vedere che è assurdo, e quindi forse non è vero, non è reale. Quindi cambiare, proprio fare questo cambiamento, proprio perché è il troppo che dice: non ce la faccio più, non ce la faccio più, deve esserci un altro modo, e cominciare a muovere le gambine per cercare. Scusa, ma c'è un altro modo? Ma tu come la vedi? Ma cosa sta accadendo? Ma perché io mi sento così? Ecco, tutte queste grandi domande che Marte in Gemelli dovrebbe stimolare per crescere, per comprendere, per creare più malleabilità nelle nostre reti neuronali, e per cominciare proprio a chiudere vecchie dinamiche relazionali ed aprirci a nuove alleanze, nuovi network per il futuro. Questo è un po' il quadro di sintesi, proprio ristretto al massimo, perché poi nelle mappe vi mostro proprio questa preparazione dell'equinozio, cioè di quello che accade nell'equinozio, per stimolare questa spinta al cambiamento. Avremo 6 mesi per poterlo fare, e nei primi periodi, subito dopo il novilunio, già scattano tutta una serie di elementi. È un novilunio, tra l'altro, fondamentale anche per un altro paio di motivi. Primo, perché è il primo novilunio dopo la serie di lunazioni che erano tutte in un modo o nell'altro collegate al ciclo di passaggio tra 2021 e 2022. Vi ricordo, no? L'ho fatto il video dedicato all'ultimo dei ribaltamenti, e quindi vi lascio a quella cosa, a quell'episodio là. E poi è il novilunio che precede la stagione delle eclissi, perché già col 25 di ottobre avremo il novilunio in Scorpione con l'eclissi, e poi l'8 di novembre il plenilunio in Toro con l'eclissi. Quindi è importante questa semina, cioè avere coscienza, riuscire ad avere un po' alla volta la chiarezza, perché questa chiarezza si esprimerà proprio nel momento in cui Mercurio andrà diretto il 2 di ottobre. Proprio i primi 10 giorni di ottobre sono i giorni in cui proprio c'è questa ripresentarsi della quadratura esatta. Non è al minuto, è al secondo, ma lo è al grado, tra Saturno e Urano, cioè questa leitmotiv di fondo di tutto il 2022, cioè il conflitto tra vecchio e nuovo, tra vecchia parte di noi e nuova parte, e tra vecchio mondo e nuovo mondo, tra vecchio modo di vivere il mondo e il nuovo. Ed è
per come la sento io, il colpo finale. Quindi dobbiamo proprio essere consapevoli che siamo noi che lo lasciamo andare, che lasciamo andare, perché se io resisto e mi chiudo e dico no, voglio che tutto rimanga come prima perché ho paura di cambiare, non è possibile, cioè sarà un processo difficile da digerire. Ecco, questo mi sento di dirvi. In più abbiamo il Giove che sta dando la fiducia a fare questo cambiamento. Il Giove sarà opposto alla Luna e al Sole, ai 2 gradi della bilancia, e vi ricordo che Giove è proprio il pianeta che ci sta aiutando a reinventarci, cioè sta sostenendo. Ecco perché la sua retrogradazione è importante, perché possiamo sentirlo dentro di noi, questo cambiamento che sta accadendo, ed avere fiducia. E in più abbiamo appunto la nostra amica Venere che è protagonista, perché è Venere che ci permette di fare la sintesi delle polarità che sta manifestando all'estremo Marte in Gemelli, ed è Venere che con il suo diciamo così archetipo femminile ci mostra nei simboli sabbiani di transizione tra equinozio e novilunio che cosa sta accadendo, ci dà degli indizi importantissimi, perché parla proprio di questa energia invisibile, questa che è l'energia dell'anima, che è quella che sta agendo e quella che non sta, che sta facendo delle cose che al momento noi non ci rendiamo conto che stanno accadendo, perché noi pensiamo solo che sia solo quello che tocchiamo, anche se è virtuale, sia vero. In realtà sta accadendo tantissimo, solo che non abbiamo occhi per vederlo. Allora dicevo, Venere è emblema di questa energia dell'anima che è stata riversata, questa dai mondi spirituali, con la congiunzione di Giove e Nettuno in Pesci il 12 di aprile. Vi ricordo che avevo addirittura fatto 2 video, un prequel e un sequel, per comprendere il senso di da dove si era partiti. Si era partiti perfino dal 2008-2009, quindi un processo che sta arrivando a maturazione. E quindi ve lo mostrerò che quell'energia spirituale silenziosamente, invisibilmente, sta portando via il potere della nostra vecchia personalità, e il potere che esternamente ha tenuto in sottoscacco per un periodo, perché così doveva essere, il nostro mondo. Questo è perlomeno quello che riesco a interpretare nel leggere le mappe. Allora andiamo a vedere queste mappe, ve le mostro tutte e due, non andrò tantissimo nel dettaglio perché altrimenti diventerebbe troppo pesante, però quello che vorrei mostrarvi è il passaggio, ok, di consegne da equinozio a novilunio, perché è importante vedere i movimenti della Luna che dalla posizione dell'equinozio raggiunge la postazione del novilunio, e quindi è come se portasse con sé questa percezione di che il troppo è troppo e quindi qualcosa va strappato. Ecco, quello è il senso per cui ve lo volevo mostrare, e soprattutto vi mostro anche il grande sostegno che abbiamo dai mondi spirituali in questo momento, perché noi siamo sempre scettici, ma i simboli sabbiani sono magici e parlano, e ve lo assicuro che io lo vedo quotidianamente nei temi natali che analizzo e che espongo alle persone che si vengono a fare delle letture, perché proprio per me sono rivelatori al 100%, direi. Allora andiamo a vedere queste mappe. La mappa che vi mostro per prima è questa dell'equinozio. L'equinozio io qui l'ho rapportato a Greenwich, quindi l'ascendente di Greenwich, però anche in Italia cambia di qualche grado del leone, e in entrambi i casi mi parla di energia dell'anima. Adesso vi ripeto, non voglio entrare in tutti i dettagli perché altrimenti sarebbe lunga. Quello che vi voglio mostrare però è interessante, la forma. Io credo che anche senza saperne tanto di astrologia risulti evidente una cosa, e cioè che abbiamo questi tre punte, vedete, queste che sono tre boomerang che puntano su la Luna e Cerere, quindi femminile,
Venere femminile. Poi lasciamo questo che è il nodo sud perché questa boomerang esiste già, è presente già da qualche giorno. Però nel giorno dell'equinozio abbiamo questi due qui. E vedete che tutto si svolge a partire dal punto in cui abbiamo Plutone al punto in cui abbiamo Marte. E vi ricordo che nel video dedicato a Marte in Gemelli vi ho mostrato cosa sta accadendo. Quasi tutti i pianeti più importanti sono compresi, stanno lavorando nei segni tra il Capricorno e i Gemelli e quella è l'area della vostra vita su cui sta accadendo questa transizione tra vecchio e nuovo. Quindi è importante contestualizzare per ciascuno che cosa c'è lì, che case ci sono per a comprendere dove tutto questo sta accadendo. Allora, la Luna mi parla, vedete che è apice di una iod che arriva da Nettuno, Nettuno in pesci, esattamente sulla posizione di aprile, congiunzione con Giove. Quindi ritorna dove c'è stata questa inondazione di energia spirituale e Plutone in Capricorno, cioè il senso di tutto ciò che sono le memorie dell'epoca piscina che si scaricano sulla luna, cioè caspita, c'ho tutta sta roba che sento nella mia emotività. Luna, luna in leone, quindi che io poi tendo a manifestare in maniera narcisistica, cioè io non mi sono sentito amato, mi sono sentito vittima, mi sono sentito abusato, tutte queste storie che stanno ripulendo, sta ripulendo, per modo di dire, sta portando fuori il nodo sud in Scorpione, traumi, eccetera, eccetera, e quindi mi dice: attenzione. Qui parla di alba, la luminescenza dell'alba nel cielo orientale e viene definito come l'esaltante sfida di nuove opportunità alla soglia di un nuovo ciclo, illuminazione. Ecco perché è paradosso, come l'equinozio, la luce sarà sempre minore le ore di luce sempre meno delle ore di buio. Sì, perché attraverso l'andare dentro di te, l'andare ad ascoltarti, hai la possibilità di farti calice e ricevere questa illuminazione, la comprensione, la rivelazione. Non è uscendo, andando a distrarti, andando a fare tutto quello che ti riempie, ecco, riempie il vuoto cosmico, ma è l'introspezione. Infatti, l'autunno è una stagione perché dal punto di vista spirituale feconda al massimo. E poi dall'altra parte abbiamo la Venere. Eccola qua, Venere di fronte a Nettuno. Quindi con Eris da una parte e Vesta dall'altra, sempre archetipi femminili. E Venere mi dice, l'energia dell'anima sta mostrando, sta esibendo i suoi skill e il suo coraggio, cioè a livello metaforico mi dice che c'è questa dedizione all'energia dell'anima, ok? Perché Venere in Vergine è la dedizione a un servizio importante, quindi sei chiamato a dedicarti ad avere il coraggio di seguire l'energia dell'anima. Però a un altro livello mi parla anche di sentire che cosa è a cui ho dato più peso a livello di apparenza, Eris, piuttosto che di sostanza, e che quindi richiede che ci sia una profonda purificazione perché possa essere una risorsa, un valore che possa fruire, possa andare nel futuro, Acquario. Quindi, siccome Nettuno, dove si trova di fronte, dissolve, rimuove, sta rimuovendo tutte quelle dedizioni che sono state prese, a cui noi abbiamo dato servizio per una questione di apparenza, perché deve portare proprio al rilascio, alla preparazione di quello che sarà il novilunio. Infatti, la Luna è quello che è importante, la Luna transiterà dal 23 di settembre, prime ore del mattino, verso le 3 di mattina, fino alle 23:55 del 25 settembre, che è il novilunio, incontrerà, adesso vi ingrandisco, ingronderà gradatamente Cerere, quindi la raccolta di tante opportunità, incontrerà Venere,
che nel frattempo si sarà spostata a 24 gradi, e questi 24 gradi ci danno un ulteriore elemento di comprensione, perché sono il punto in cui Mercurio, il 2 di ottobre, che sta continuando a retrocedere, si fermerà e tornerà diretto. Quindi Luna e Venere, archetipi femminili, si incontrano, i miei bisogni e quello che per me ha valore si uniscono, ho il potenziale, deposito lì un'informazione, perché poi Mercurio il 2 di ottobre andrà lì e io comincerò ad avere più chiarezza, quella chiarezza che mi servirà per nutrire il seme del novilunio in bilancia, che mi deve spingere a fare questo cambiamento, a sentire dove c'è uno sbilanciamento, a vedere attraverso quello strappo che appunto ha creato il peso eccessivo, la cosa che mi ha portata fuori direzione. E i 24 gradi infatti parlano di una bandiera a mezz'asta. Quando è che si tira giù la bandiera? Quando si è in lutto, quando si lascia andare qualcosa, quando si capisce che qualcosa se n'è andato. Guardate anche, come sempre, i simboli sabbiani ci azzeccano, cioè in questo periodo, qualche giorno prima dell'equinozio, c'è stato un grande funerale di una personalità molto nota nel mondo, ok? Che si è esposta in un certo qual modo alla pubblica opinione, ecco, e quindi vedete poi, no, come sono interessanti, e non è un personaggio neutrale rispetto a quello che sta accadendo. Comunque la Luna poi proseguirà e incontrerà Mercurio che sarà invece a 27 gradi, a 27 gradi, dove poi è anche il giorno del novilunio, e quindi sarà l'ultimo pianeta che la Luna incontrerà prima del novilunio. 27 gradi che parla un uomo investito di potere, un uomo calvo investito di potere, cioè mi mostra che cosa io penso sia che mi toglie il potere. Perché? Perché stiamo parlando di situazioni sbilanciate, stiamo parlando di situazioni nelle quali sento che ho dato via il mio potere e non sono, come dire, non sono più in grado di portare avanti qualcosa come Magda. E vai, e giorno dopo giorno hai preso questo, hai preso quello, hai fissato di là, hai chiuso, non ce la faccio più, cioè il troppo che strappa. E perché dico questa cosa parla di potere che viene rimosso? Perché ci sarà sempre Nettuno in Pesci di fronte a 23 gradi, i gradi dove è arrivata l'inondazione di energia spirituale il 12 di aprile, che ha portato proprio questa grande follia, proprio perché se io continuo a pensare di decodificare il mondo con i vecchi parametri e criteri, non ne esco. Allora andiamo al novilunio, eccolo qua, che appunto ha la Yod boomerang proprio su Mercurio. Mercurio a fianco abbiamo Venere, lo capite questa disposizione a questo punto cosa significa? Super centro galattico. La fame, cos'è che sto cercando di riempire? C'è qualcosa di cui che ho accumulato, Venere, che non mi sta dando questo appagamento. Sono in una relazione sbilanciata, mi sto relazionando in un lavoro in maniera sbilanciata. Questo sistema mi sta chiedendo troppo, cioè lo voglio vedere che non è sano per me, e quindi 25 gradi della Venere, nel frattempo arrivata qua, mi parla di un ragazzo con un incenso che serve il prete. Beh, quindi qui di nuovo abbiamo il richiamo al funerale, ma qui riguarda a che cosa vuoi dedicare, a che potere, 27 gradi di Mercurio, vuoi servire? Hai servito un potere che ti ha portato uno sbilanciamento, ed è arrivato il momento di una nuova alba, perché il simbolo sabbiano, 2 gradi della bilancia, e l'alba di un nuovo giorno rivela che tutto è cambiato. Questo è il seme, non è un plenilunio, è un seme. La possibilità sempre presente di cominciare ancora su una nuova base di valori, cambiamento
di valori, cambiamento di chi voglio servire, la Venere, governatore della bilancia. Quindi di fronte, e questa è la chiave che dice, viene rimosso, verrà fatta questo strappo perché tu possa vedere questa prospettiva diversa e dire ma non ce la faccio più, e quindi meditare, contemplare e accogliere il supporto delle forze spirituali che ti porteranno la soluzione. Lo so che sembra utopistico, ma nel momento in cui io riconosco dove sono e dico ok, sono disposto al cambiamento, tutto si muove perché sto seguendo il mio progetto. Siamo supportati, questo lo vediamo, il nodo, scusate, karma 3 gradi del Sagittario che parla di un bambino a cui viene insegnato a camminare con l'aiuto dei genitori, cioè sono le forze spirituali che ci stanno aiutando a fidarci. Giove è opposto a Sole e Luna, quindi io mi sono venduto, io ho dato via a me in determinate situazioni relazionali della vita, in situazioni ingiuste, pesanti, eccetera, e Giove mi dà la fiducia per far uscire da tutto ciò che avevo tenuto nascosto, perché questi 3 gradi mi parlano proprio di due amanti che camminano in un sentiero nascosto, isolato. Quindi anche il senso di tutte quelle situazioni che ci siamo dati il permesso di far uscire, che un po' alla volta matureranno perché questo novilunio avrà bisogno di tutta una serie di altri elementi per essere attivato, no? E però qui ci sono i semi per dei divorzi. Vedete già proprio che la Lilith in Cancro è in quincunx con Saturno, cioè io mi sento frustrato perché le mie relazioni sono in uno stato pietoso, per chi ovviamente lo sta vivendo, perché chi è già arrivato qui avrà solo dei margini di miglioramento. Quindi la Lilith parla proprio di un prete che celebra il matrimonio ed è in quincunx con Saturno, che sta invece dando un trigono a Marte, che appunto è quello che sta polarizzando le situazioni del vuoi vedere, lo vuoi vedere che così e così e così e colà, e vuoi capire qual è lo squilibrio della tua vita, cioè polarizza gli estremi. E quindi l'inconciliabilità è maturare, perché lo strappo è proprio questo, la frustrazione di dove sono affiliazioni. Sono relazioni di coppia, sono relazioni internazionali, sono relazioni di lavoro, sono anche le affiliazioni di partito. Siamo in periodo di elezioni. Io sto registrando il video il 19, quindi non si sa ancora se ci saranno, ma capite bene che cosa sta accadendo, comprendendo quello che ci raccontano le mappe. E quindi capite bene che è importante ascoltarsi, perché il nodo sud, tra l'altro, parla di nuovi sistemi di comunicazione, questi nuovi sistemi di comunicazione che io non riesco a percepire fin tanto che mi faccio coprire da quelle che sono le mie ferite. Quindi c'è un conflitto, no, tra ferita e nodo sud, cioè io non posso rilasciare, io credo di non potermi liberare di queste ferite. Vedete l'inconciliabilità? Il quincunx dice: io non credo di poter, come faccio a liberarmi di queste cose? Ecco, questa è anche un'altra frustrazione, perché queste difficoltà provengono da questa frustrazione che invece viviamo a livello di collegamenti con la famiglia, con affiliazioni, con luoghi di appartenenza che non rispondono più al nostro andare verso il futuro, e quindi da qui si svilupperà tutto il quadrato dai primi di ottobre, i primi 10 di ottobre, per scuotere un po', e fare questo strappo di cui vi parlo. Perché ci sono queste frecce brevemente? Perché il 25 di settembre, che è questa mappa, 18 gradi in cui avremo Marte, è dove sta Urano dell'Italia, quindi grande sorpresa, e infatti vedremo, non lo so ancora, questa cosa delle elezioni. E karma 3 gradi della Sagittario è dove c'è il nodo nord dell'Unione Europea, altro zona estremamente sollecitata, e 12 gradi di Proserpina è dove c'è il
l'ascendente degli Stati Uniti. E siccome sono tutte mappe fortemente sollecitate, allora forse sull'Unione Europea, sull'euro, vediamo se mi avanza tempo, vorrei fare un video dove mostrarvi come sono bersagliate dai transiti di questo momento, proprio per coglierne il senso più che per fare la Cassandra o la profetessa che prevede. A me interessa che comprendiamo cosa sta accadendo, perché la regia cosmica è ben oltre quelli che sono gli attori e i burattini in campo. Quindi per noi però la cosa importante è comprendere se c'è qualcosa nella nostra vita di sbilanciato. Guardate dove cadono i primi gradi della bilancia e gli ultimi della Vergine, perché quella è la casa che riceve tutta quel po' di roba di fronte, che abbiamo visto dal Capricorno come si chiama, ai gemelli. Quindi è ovvio che attraverso l'analisi del tema natale si capisce cosa sta accadendo, però insomma già qualcuno che ci marcia un pochettino con l'astrologia può già avere un'intuizione, qualcosa che deve emergere dalla mia coscienza. E sono anche vecchi atteggiamenti nel modo in cui io mi relaziono. La vita vuole solo che ci accorgiamo di quelli che sono i meccanismi, perché senza vederli, quindi ecco perché Marte polarizza, per poterli vedere, io non mi posso aprire a questa nuova alba che mi porta al cambiamento. Abbiamo parecchi mesi, quindi se sappiamo che cosa ci sta chiedendo, diciamo così, il menù cosmico, saremo anche più pronti a rispondere in maniera proattiva. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao!